Secondo giorno in Abruzzo della Tirreno Adriatico, si parte da Morro d'Oro, alle mie spalle il gruppo pronto per il via, si arriverà a Sasso Tetto, arrivo accorciato di 2 chilometri per le avverse condizioni meteo. Notizie incoraggianti per l'abruzzese Giulio Ciccone, il dolore al ginocchio c'è ma parte regolarmente e potrebbe essere protagonista. Con le immagini di Alberto Capo andiamo ad ascoltare allora proprio Giulio Ciccone e Dario Cataldo. Chiaramente la prima domanda, Giulio, come sta il ginocchio dopo quell'inconveniente di ieri nel post-tappa di Tortoreto? Ma non ti nego che mi fa un po' male, perché il manubrio è entrato proprio nel tendine dietro il ginocchio, si è un po' gonfiato, però dai, vediamo oggi a caldo se va un po' meglio. E diciamo che sono cose che succedono, ma non dovrebbero succedere. La sfiga ieri ha beccato proprio me, però ci concentriamo sulla tappa di oggi perché comunque sto bene, una buona condizione, oggi ci tengo a far bene. Sasso Tetto, salita, possiamo dire simile alla tua Passo Lanciano? Ma onestamente non l'ho mai fatta, ho visto i profili e i grafici, sembra una salita dura ma regolare, hanno accorciato un po' l'arrivo, quindi diciamo sarà un po' diversa l'impostazione, però dai, io ripeto, una buona condizione, quindi mi concentro su quello e proverò a far bene. Ti chiedo un'ultima cosa, tu che hai occhio, chi hai visto dei tuoi avversari pedalare bene bene? Chi temi di più oggi? Ma io vedo molto bene Almeida e Enrique Mas, e senza nulla togliere ovviamente a Roglic, però in particolare ho visto abbastanza brillanti loro e anche per loro oggi è una tappa molto più adatta, quindi i nomi sono tanti, il livello è altissimo, secondo me oggi sarà una bella battaglia. Sensazioni, Dario, per questo arrivo in salita a Sasso Tetto? Ma le sensazioni per me sono buone per il lavoro che devo fare, quindi il mio lavoro, il mio arrivo si può dire finisce dove gli scalatori, dove i leader iniziano la loro corsa, quindi per me sono pronto per fare il mio lavoro e sarà un arrivo molto molto duro e sicuramente molto combattuto perché è una salita secca, anche se l'avvicinamento è molto difficile, c'è un bel dislivello nel totale della tappa e quindi vedremo comunque una bella battaglia dei leader. Perché è previsto anche vento forte, è stato abbassato di 2 chilometri l'arrivo? Sì, è previsto un vento molto forte sull'arrivo, però comunque è un vento contrario, quindi si potrà giocare un po' tatticamente, però è anche vero che lascia meno spazio per chi volesse anticipare, contrasta un po' chi vuole fare un tentativo da solo, quindi vedremo, non sarà facile. Giulio ci sarà? Io spero di sì.